L'argomento della mia sessione era quello della sicurezza in porto e in particolare come autorità portuale noi ci occupiamo della sicurezza delle operazioni di movimentazione delle merci sulle banchine, quindi le attività che svolgono le diverse imprese portuali. Nel mio intervento ho messo in evidenza il problema legato al coordinamento e alla gestione delle interferenze tra i numerosi soggetti che a vario titolo operano sulle banchine. Il porto è un ambiente di lavoro oggettivamente pericoloso, dove operano contemporaneamente grandi mezzi meccanici e persone che magari si spostano sulle banchine a piedi per espletare le proprie attività. A differenza di uno stabilimento industriale dove esiste un sito dove c'è un unico responsabile, un unico datore di lavoro che è tenuto a coordinare l'attività di tutti quelli che operano lì dentro e che in qualche modo li governa, i porti spesso sono pubblici oppure hanno banchine e spazi pubblici dove però intervengono imprese private. Il problema quindi che deve affrontare l'autorità portuale è di quello di fare in modo che su questi spazi pubblici i diversi soggetti privati che si muovono e che ovviamente afferiscono a diversi datori di lavoro e che magari sono soggetti a diversi piani di sicurezza, non mettano ognuno a rischio la sicurezza dei lavoratori degli altri. Questo è un compito oggettivamente difficile. Le autorità portuali sono impegnate a dare un quadro di regole che consente ad avere questo tipo di regolamentazione. Il problema è che nonostante la normativa italiana preveda un decreto ad hoc sul lavoro in porto, però poi di fatto ogni autorità portuale deve in qualche modo provvedere a dare delle regole specifiche del proprio porto per fare in modo che tutto si svolga con le migliori condizioni di sicurezza. La conclusione della presentazione è che purtroppo spesso succede che un'autorità portuale venga direttamente chiamata in causa sotto, diciamo, un'attribuzione di responsabilità quando succede un incidente su una banchina pubblica, perché anche se poi alla fine i lavoratori coinvolti afferiscono a diversi datori di lavoro diversi dall'autorità portuale, il fatto che il sito dove è avvenuto l'incidente sia un sito di competenza dell'autorità portuale fa sì che anche l'autorità venga chiamata in causa e quindi debba andarsi in qualche modo a difendere e a dimostrare, diciamo così, di non avere responsabilità in questo tipo di incidenti.